L'Argentina ha cambiato presidente e l'inversione di rotta nelle politiche economiche si fa apprezzare. Buenos Aires ha raggiunto uno storico accordo con gli hedge fund che mette fine al secondo default del paese e a 15 anni di battaglie legali. 4,65 miliardi, che rappresentano il 75% di quanto richiesto da quelli che l'ex capo dello Stato, Cristina Fernández Kirchner, preferiva chiamare fondi avvoltoio. Il mediatore, Daniel Pollack, l'Argentina deve ora portare la questione davanti al Congresso, dice, è evidente che il giudice seguirà con estrema attenzione le mosse del Parlamento prima di decidere se lasciar cadere l'ingiunzione. La cifra concordata rappresenta il 75% delle richieste degli hedge fund e verrà pagata in contanti. Il 14 aprile è la data limite per siglare ufficialmente l'accordo, che rappresenta una vittoria politica di primo piano per il neopresidente Mauricio Macri. Per i liberali in Parlamento, che hanno la minoranza sia alla Camera che al Senato, la trattativa sarà obbligatoria, ma l'intesa sembra una via quasi obbligata.